Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Leggende Pokémon Arceus. Nello scorso video, dopo aver parlato con Noesis dei tre Pokémon leggendari Thundurus, Tornadus e Landorus, ho avuto il compito di catturarli e di completare anche il loro Pokédex, la loro pagina di Pokédex, ed è ciò che ho fatto. E dopo averle mostrato queste tre pagine, ci ha detto: ehi, ma lo sai che esiste anche un quarto Pokémon leggendario legato ai geni? E ci ha detto che si trova nei cieli che sovrastano l'acquitrino vermiglio. Non ci resta che andare a cercarlo. Non ho la minima idea di dove andare. Devo essere davvero sincero. Tra l'altro, sì, io spammo sempre il pulsante B perché, beh... Allora, vediamo un po'. Perché si va più veloci. Palude purpurea. Se non sbaglio qui si trova anche un anno. Ma dai! Ma non ci credo! Ma che cavolo significa sopra ste cieli? Se sta per terra! Perché mi devono... Vabbè, lasciamo perdere, è meglio. Ah, c'è questo Skantank qui che... con cui non voglio averci nulla a che fare. Enamorus tesoro, però tu devi stare buono. Sì, allora, no. No, così non va bene. Allora, un attimino, calma, 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 calma. Con due attacchi già mi ha ridotto in fin di vita. Allora. Ok. No, no, dai, non te ne andare. Ma come ci arriva? Io voglio sapere come ci arriva qui. Santo cielo, è fastidiosissimo. È fastidiosissimo. Dura poco, dura, ma è fastidiosissimo davvero tanto. No, 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 no. Dov'è? Dov'è? Mamma mia, che seccatura. Eccola, eccola, eccola. Dai. Allora ragazzi, mi viene da chiamare. È femmina. Quindi c'avevo ragione, era femmina. Allora, tutto normale. Facciamo un lanciafiamme di circostanza. Ma come evita l'attacco? Ma dai. Oh, ti prego, attacca per favore, Typhlosion. Dai. Quattro volte ci ho perso, dai. Ovviamente ho salvato, poi ho resettato. Non volevo perdere gli strumenti. Ah, scottata. Scottata. È un problema. Devo catturarla prima che la scottatura la porti a morte, certa. In effetti, sì, pensandoci ora, non poteva davvero Ok. Meglio così. Non poteva davvero essere nei cieli, perché sarebbe stato troppo stupido anche da parte di Game Freak pensare di mettere un Pokémon che vola, un Pokémon come questo che vola. Quindi, bene. Ragazzi, non avete idea di quanto ci ho penato. Il puntatore della missione dei geni mi dice ancora di venire qui alla dimora remota. Ho completato anche la pagina di Enamorus, quindi una ricompensa ci sarà per il mio duro lavoro. E stavolta pare di sì. E così sei riuscito a catturare persino Enamorus. Enamorus giunge a Isui al termine dell'inverno. È per questo che alcuni lo venerano come divinità della primavera. I famosi amori primaverili. Quando è qui mi è di grande aiuto. Ne approfitto per farmi trasportare ovunque mi aggrada. Con la nuvoletta, sì. Bene. Ma per il momento lascerò che sia tu a occuparti di lui. Dai, costo lui. Femmina, ma ok, non importa. Ogni vita ha la sua durata, e ogni vita, presto o tardi, finirà. Non potrai certo occuparti di questo Pokémon per l'eternità, non trovi? Sembra quasi un foreshadowing a qualcosa che potrebbe accadere in futuro con Enamorus. Magari un nuovo allenatore che la trova e se ne prende cura? Tieni, questo è il berispecchio, eccolo! Potrei adoperarlo per far cambiare forma a Enamorus e agli altri tre Pokémon che ti ho chiesto di catturare. Quindi vediamo subito le altre forme. Cioè io le conosco, tranne Enamorus.
Specchio misterioso che, riflettendo la verità, fa riacquistare a certi Pokémon la loro forma originaria. Abbi cura di Enamorus e degli altri, intesi? Vi auguro una vita ricca di sorprese. Una vita che vi tolga sempre il respiro. In senso buono, è ovvio. Che senso avrebbe una vita lunga e priva di avvenimenti? I ceri di Hisui sono solcati da due divinità. Quella dei campi e della primavera. Complicati volteggi tracciano nell'aere ed ampi. La vita al loro passaggio germoglia come scintilla che impaglia di vampi. Ma non è che lei ha scritto le poesie? Ah, strano, è un po' poetica questa frase. Oramai ho comunicato tutto ciò che dovevo tramandare. È lei la scrittrice delle poesie. Adesso la storia appartiene a voi. Ha detto la frase dei volteggi, eccetera, eccetera. Poi ha detto, ho comunicato tutto quello che dovevo. Quindi, no, esamina, parla con Noesis. E adesso tocca a noi, quindi appartiene a noi. Quindi Noesis ha scritto le poesie. Ah, interessante. Se non sapete cosa sono le poesie, sono delle poesie che si trovano, proprio delle poesie veramente scritte su carta, appartenenti a un unico autore, e si possono trovare sparse per tutta Isui usando il fiuto di Ursaluna. Io ne ho alcune, ma non le ho tutte. Comunque, fatto sta che in italiano alcune hanno perso il proprio significato. Quindi, grazie, localizzazione italiana. Questa volta la localizzazione italiana ha cannato alla grande, devo dirlo. Ok, questi sono i geni, o chiamateli come vi pare. E questa è la loro forma base, quindi vediamo la loro forma diversa. Dunque, Enamorus è praticamente un ornitorinco? Sì, è un ornitorinco Enamorus. Con un guscio. Una tartaruga? No, perché un ornitorinco? Una tartaruga? Sono animali in effetti. Lui però non è un animale... Oddio, potrebbe essere un grifone? No, non ha le ali. Lui però sì, ok, è un animale. Perché ha le ali, ok. Lui quadrupede, non lo so. Ragazzi, sono tutte forme strane. E Enamorus mi aspettavo una forma diversa, a dire il vero. Cioè, se meglio nella forma base, davvero. Tu no, tu stai bene così. Tu non sei brutto, però la forma base è meglio. E tu... Oddio, forse il modello 3D è quasi meglio. Io mi ricordo di averlo visto diverse volte anche negli sprite di quarta gen ed era bruttissimo. Invece qui quasi meglio. Ad ogni modo, boh. Questo è quanto per questo video. Enamorus, ci ho penato tanto per prenderla, quindi meno male che ce l'ho fatta. Mi ha mandato KO diverse volte. E beh, sono soddisfatto, devo ammetterlo. Peccato per le forma alternata, forma origine, che è un po'... Sì, è quello che è, purtroppo. Non mi piace molto. Se a voi piace, bene così. Ad ogni modo, questo video termina qui. Vi ringrazio per averlo seguito. In descrizione trovate i link che portano a Telegram e a Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi. E noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye!